Ed è arrivato il momento di entrare nel vivo del Bologna Pride con il nostro prossimo ospite. Sì, Oriana, è con noi il presidente del comitato organizzativo di Bologna Pride, Emiliano Zaino, che ringraziamo subito di aver accettato il nostro invito in questi giorni, come dire, piuttosto caldi, no? Per la grande macchina organizzativa del Pride. Grazie a voi. Senti, del Pride sono promotori Arcigay Nazionale, Arcigay Cassero Bologna, chiaramente di cui tu sei anche il presidente, Arcilesbica Nazionale, Arcilesbica Bologna, Famiglia Arcobaleno, MIT, Movimento Identità Transessuale e Agedo. Quindi, insomma, un sacco di realtà importanti che vi vedono anche quest'anno, come dire, protagonisti di un evento unico. Sì, anche Famiglia Arcobaleno, non so se non l'ho sentita, sì, tra quelle nominate, tra tutte le associazioni comunque che compongono sostanzialmente il grosso del panorama bolognese delle associazioni LGBT, tra quelle che si sono prese, diciamo, sempre la responsabilità di organizzare un Pride a livello istituzionale, quantomeno. Senti, Emiliano, quello di domani, lo avete detto anche in conferenza stampa, non sarà un Pride come tutti gli altri, sarà un Pride diverso, ma non per questo meno importante, quindi una giornata di orgoglio, sì, ma anche di solidarietà nei confronti della popolazione emiliana colpita dal terremoto. Una parata senza carri, ma non senza sorrisi, è così? In realtà il Pride noi l'abbiamo definito unplugged come versione, diciamo, di Pride. Non sarà un Pride in versione ridotta, nel senso che il percorso l'abbiamo modificato, ma è della medesima lunghezza, solo che passa tutto all'interno della cinta muraria, mentre prima, costretti un po' dalla presenza dei carri, dovevamo comunque fare dei tratti di strada non direttamente al centro della città. Ecco, un Pride segnato, come dici tu, dalla solidarietà, sicuramente, perché non perché questa sia una novità, nel senso è una delle caratteristiche, in un certo senso, dei valori che la comunità LGBT ha sempre promosso, quindi è stato tutto sommato spontaneo, che non sono spontaneo perché sia un nostro valore, ma spontaneo perché siamo soprattutto cittadini di questi luoghi che in questo momento stanno vivendo il dramma, diciamo così, di dramma soprattutto psicologico per zone che sono al di fuori, diciamo così, dell'epicentro, quindi che non hanno subito magari direttamente la distruzione, ma che comunque subiscono in queste ore il tormento di continue scosse. Quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto sentendoci con le amministrazioni comunali, che ci hanno chiesto loro stessi innanzitutto che la normalità fosse in qualche modo garantita e quindi che il Pride potesse svolgersi comunque. Per noi, appunto, era già nostra intenzione, non abbiamo fatto altro che proporre all'amministrazione comunale quelle che erano le nostre intenzioni, diciamo così, per quanto riguarda le iniziative di solidarietà, e che poi sono state appunto quelle che abbiamo comunicato. C'è chi ha detto che fare un Pride così equivale a snaturarlo. Siete preoccupati dall'eventualità che molti rinunceranno ad esserci, oppure siete ottimisti sulla risposta che anche in questa occasione la comunità LGBTQ saprà dare in termini di presenze? Siamo certi che qualcuno non verrà, ma siamo altrettanto certi che ci sarà un'ottima risposta da parte della comunità LGBT nazionale. Basti pensare che già altri Pride stanno seguendo il nostro esempio e che quindi ci stanno aiutando, diciamo così, nella nostra corsa alla solidarietà. Non credo affatto che un Pride così sia un Pride snaturato, anzi probabilmente è un Pride che riesce a evidenziare la natura solidale, appunto, delle nostre rivendicazioni e soprattutto a far comprendere ancora di più una cosa che forse la comunità LGBT non è mai riuscita a fare passare, perché in qualche modo quando noi prestiamo la nostra solidarietà, il nostro soccorso anche ideologico ad altri movimenti di rivendicazioni, come possono essere quelle dei lavoratori, piuttosto che di altre forme di soggetti in qualche modo discriminati, non voglio usare la parola minoranza perché non credo affatto che chi viene discriminato sia una minoranza è quella che gode dei diritti, non gli altri, e insomma forse questo è il modo migliore per riuscire a far comprendere quanto la nostra comunità sia in grado effettivamente di dare, di essere solidale, e in questo senso, appunto, ripeto, non vedo affatto uno snaturamento del Pride. Ci saremo con tutte le nostre rivendicazioni e con in più la solidarietà. Noi condividiamo assolutamente il tuo punto di vista, il vostro punto di vista del comitato organizzatore, insomma, siamo assolutamente d'accordo. Entriamo nel merito un po' della piattaforma politica. Ecco, parità e non discriminazione sono un po' le parole chiave di questo documento importante, che però attraversa vari temi, e chiaramente sono temi importanti che devono essere posti all'attenzione di tutti. Quali sono le richieste più urgenti contenute in questo documento? Beh, innanzitutto c'è una variazione sostanziale rispetto a quelle che sono state fatte, le richieste che sono state fatte nei documenti precedenti, soprattutto rispetto alla parola matrimonio, che non abbiamo utilizzato direttamente
direttamente, perché noi non ci proponiamo, il movimento probabilmente non si è mai proposto, o forse sì, lo ha fatto in realtà, ma insomma c'era da dirimere un attimo, diciamo, di questioni riguardanti che cosa significasse la parola uguaglianza, perché chiedevamo il matrimonio, e quindi insomma abbiamo cercato di centrare un attimino di più sulla parola parità, appunto, perché è quello che noi richiediamo, neanche uguaglianza rispetto all'ordinamento legislativo, perché l'ordinamento legislativo deve essere innovato. Noi non richiediamo di essere famiglie come quelle attualmente borghesi, nell'ordinamento familiare attualmente borghese, con tutto quello che questo significa, appunto. Noi vogliamo che l'istituzione della famiglia venga innovata. Lo facciamo con una richiesta che è appunto quella di diversi istituti, non un istituto riguardante l'unione familiare, ma appunto diversi istituti che possano, seconda della volontà, diciamo così, del cittadino, impegnare l'unione in tutta una serie, diciamo così, di obblighi, di doveri e di diritti di conseguenza di fronte alla legge, che è un po' la legge belga attualmente in Europa. Credo che sia il Belgio l'unico paese che ha una legge di questo, che ha una legge, che ha diverse leggi, perché sono tipo quattro gli ordinamenti legislativi da questo punto di vista, cioè l'istituzione, diciamo così. Se dovessimo fare un paragone, potremmo dire che è come se nel nostro ordinamento fossero previste diverse forme di unione familiare gestite da quattro, mettiamo, di diversi istituti, come possono essere lo stesso matrimonio, magari una forma di pax, magari una forma di unione civile e non so cos'altro, insomma, ecco, questo è un po' il quadro da questo punto di vista. C'è altro che riguarda, per esempio, la transessualità e in particolare il fatto che attualmente è in corso una richiesta internazionale rispetto a quella che è la riformulazione del DSM, sarà il DSM-5, con la volontà, probabilmente, tra l'altro, una volontà che vedrà la luce formalmente, diciamo così, di depatologizzare la transessualità, il che significa che dovremmo concepire anche in Italia, dove attualmente è prevista una legge che riconosce più che altro la patologia della transessualità e di conseguenza dà la possibilità di riattribuire il sesso biologico secondo questa patologia. Invece bisognerà pensare a una legge diversa che riconosca più che altro il diritto della persona a avere un'identità di genere che corrisponda a quello che è il proprio sentire, indipendente anche dal sesso, diciamo così, che si indossa. E documenti adeguati, diciamo, a questa condizione prima. Documenti soprattutto adeguati, esatto. Certo. Quella che una volta si chiamava piccola transizione, ma che in realtà è una grande rivoluzione, altro che piccola transizione. Assolutamente. Emiliano, ci sono tantissime cose di cui parlare, purtroppo il tempo stringe. Noi ti ringraziamo davvero per la tua presenza questa sera e naturalmente ci auguriamo buon Pride per domani. Ti facciamo anche i complimenti a te e a tutto il comitato per come avete gestito questa fase complicata, no? Anche, come dicevi, in piena condivisione delle strategie con le istituzioni locali. È stato molto importante e grazie per il tuo prezioso contributo. Grazie a voi e buon Pride. Bene, noi ringraziamo Emiliano Zaino e lo lasciamo tornare alla guida della macchina organizzativa del Bologna Pride 2012 per l'Emilia. Bene, ora ci prendiamo una pausa e torniamo subito dopo per restare ancora in clima Pride. Voi fermi dove siete perché, lo sapete, no? Chi non resta con noi è un vero diverso.